Benvenuti ad una nuova puntata di Bianco e Nero. Oggi abbiamo un ospite davvero speciale. Ad Avellino lo conoscono, ad Avellino e provincia lo conoscono tutti, Antonio Urcioli, detto Mast'Antonio. Ho detto bene? Cavaliere. Ah, subito entriamo a gamba tesa. Cavaliere ha avuto anche questa onorificenza. Sì. Quanto tempo fa? Sono due o tre anni. Vengono qua a fare un controllo, che la polizia sta sempre qua e fanno bene. Sì. Fanno bene. Trovano tutto a posto, premiando, mi viene grosso, mi è bello pure. Bello, soprattutto bello. Abbiamo la scritta sulla maglietta, ci sono voluti 85 anni per diventare così bello. Qua svela due cose, che siete bello e che avete 85 anni. 86. E che devo dire? Dico l'età, vi ho chiesto l'età. 86. Sì. Che vita è stata, Mast'Antonio? Che vita è stata la? Sempre sport, però non sono cresciuto. Ci volevano 20 centimetri in più. Volevo fare il carabiniere, non è stato possibile. Sono piccolo. Piccolino. Allora, quanto tempo fa ha aperto questo impianto di autodemolizione? 61 anni fa. 61 anni. Come nasce? Come è nata questa? Facevo il meccanico, poi ho cominciato a smontare, ho fatto tutto. Però non sono stato mai in galera. Ho fatto sempre le cose come si deve. Vengono qua, controllano e se ne vanno. Anzi, dico ai clienti. Guardate là. Io dico sempre ai clienti. Rispettate la polizia stradale, carabinieri, finanza, a tutti che vi trovate bene, e la segnaletica, e non fate mai incidente, venite a comprare i pezzi, qua non andate mai in farmacia. Quante storie hanno da raccontare le macchine che arrivano qua? Ma ne arrivano parecchie qua, da tutte parti. Andiamo a Milano, Torino, per tutte parti. Tieni, carrozzi lunghi, là, mettiamo sopra, ci sono per tutte parti. Perché qua a Avellino si trova poco roba, di meccanici montano tutto loro, qua invece, là invece non hanno niente vicino a mano. Come fanno a gestire così? Ma anche la batteria rimane sopra. Qua smontano tutto. Ma comunque, fa così. Napoli, Napoli internazionale! Mi era venuto in mente una cosa che c'entra, credo, con quello che stiamo dicendo, che mo coi cellulari, purtroppo, visto che lei prima diceva rispettiamo le regole, coi cellulari ci distraiamo un po' troppo al volante. E quello è pericoloso. Io consiglio a tutti quanti di fermare un po', fare una bella telefonata, dicevo, e partire, perché è pericoloso il tempo. In questo impianto lavorano insieme a lei i suoi figli. Lei ha tre figli maschi e una figlia femmina. Maschi. Due maschi e un gemello e due femmine. Due femmine. È un papà severo, Mast'Antonio. Severo, no? Loro hanno studiato, sono avvocati tutte e due. Una fa segretario come una da Cesinato, segretario come una da Iello, assessore a Tripaldo, fa tutto questo. E l'altra è meglio ancora. E i figli maschi lavorano con lei? Due, sì, sono gemelli, sì. So che Daniel gemelli. Poi dopo lo andiamo ad ascoltare. Roba. Faccio la prova, ne voglio fare due. Continuare a sfornare figli, vabbè, non è mai detto, non è mai troppo tardi. Quel gran genio del mio amico, lui
saprebbe cosa fare. Lui saprebbe come aggiustare, con un cacciavite in mano fa miracoli. Rocco Urcioli, ci facciamo una passeggiata, sì, mentre ti rubo questi due minuti perché stai lavorando. Sì. Tuo padre è una persona eclettica, sì, bicicletta, moto, poi ha creato questo impero. Ha ribadito che a voi figli ha insegnato il valore dell'onestà. Sì, questa è la prima cosa che ci ha insegnato da piccoli, a essere seri, a lavorare, ci ha insegnato la cultura del lavoro, ad essere persone corrette con tutti, a impegnarsi verso di tutti, e quindi penso che ci abbia cresciuti bene, voglio dire. Facendo una passeggiata insieme, io mi viene il mal di testa perché cioè qua ci stanno centinaia di migliaia di pezzi e tuo padre mi diceva basta poi premere un bottone, cioè voi già sapete, avete tutto catalogato. Abbiamo già tutto catalogato, abbiamo con i codici, già sappiamo il settore dove andare, andiamo sullo scaffale, già sappiamo dove sta il pezzo e tutto, giusto per facilitare il lavoro, renderlo più semplice tutto. Quando arriva una macchina che succede? La macchina prima va praticamente va tolte le targhe, va bonificata dei vari liquidi che c'hanno, l'antigelo, l'olio, queste cose qua. Poi dopo che va messa su queste scaffalature, ogni macchina che tu vedi su questa scaffalatura praticamente è bonificata, è priva di oli, di quant'altro. Dopodiché da qua passa nel capannone e va smontata i vari pezzi che possono essere recuperati. Poi i ricambi, quelli che si possono rivendere, vanno messi in questa struttura qua, il capannone, la tettoia. E viene da te, sì, mi dice mi serve questo pezzo, il motore, il cambio, quello che sia, sì, sì, già so. Qualche anno fa, non mi ricordo precisamente se un anno o due anni fa ci fu un gravissimo incendio, che è successo? È praticamente un vicino di terra, questo qua nell'angolo qui, andò ad incendiare delle fascine delle nocciole, sì, e praticamente partì l'incendio, non lo riuscì a contenere e quindi praticamente mi ha distrutto tutta questa parte qua. Vanno per anche l'inquinamento è importante. Sì, sì. Ma anche perché noi stavamo qui da 15-16 anni, quindi praticamente siamo dovuti ripartire da capo e quindi è stata una faticata. In quel momento tuo padre che ti ha detto? No, ma lui in realtà non si è mai scoraggiato. Lui, quello che c'ha bello, che è sempre di carattere molto tenace, pimpante, quindi pure questo ci ha insegnato, cioè non mollare mai. Che comunque 2 anni fa abbiamo subito l'incendio, poi una rapina a casa che ho avuto io. Quindi abbiamo preso due belle batoste. Però nonostante ciò ci siamo rialzati. Io so anche che tu sei tifosissimo dell'Avellino. Sì, malato. Che mi dici di Stavellino? Speriamo che andiamo in Serie B. Io, questo è il mio sogno. Io vorrei fare, sai, C, B, A. Questo è il mio sogno. Un'estate, un anno pesante. Sì. Il mio sogno quello sarebbe di fare una scalata come fanno parecchie società. E quindi in Serie A. E se andiamo in Serie A, che succede qua alla tua demolizione Urcioli? Vengo verde, faccio. Oltre il vostro lavoro, per cui siete conosciutissima ad Avellino in provincia e non solo, lei ha una grande passione. Allora, prima di parlare della bicicletta, parliamo della moto, perché lei mi ha raccontato che era un motociclista. Sì, ho fatto un sacco di gare dappertutto, sono caduto parecchie volte. Mi ha detto che andavo 6 volte all'ospedale di Bologna. Sì, è vero, è vero. Andavo là tutto rotto, mi hanno sempre sistemato. Quante ha partecipato a molte gare dal punto di vista del motociclo? Dappertutto, dove stava una gara andavo io. L'ultima, parecchie volte ho fatto pure l'ultima, non è che sempre prima. Perché il fascino delle due ruote, perché la moto dà libertà, perché? Piace. Ma a me adesso piace molto la bicicletta da corsa, troppo. Io so che lei ha 86 anni, fa ancora percorsi anche da 30 km. No, sono stato a Monticchio poco tempo fa, sono stato a Napoli. A piazza dove sta Caffè del Professore, piazza 11, no, piazza Plebiscito. La bicicletta andrà nel bar, disse al proprietario, che fai qua con la bicicletta? Ma se questa costa un sacco di soldi, rimango fuori. Mi sono trovato nel bar. Mi sono piedi dopo Avellino. Mi sono trovato nel bar con la bicicletta. E
perché c'ha questa passione per la bici? Ognuno ha una passione, che è una cosa, che chi la bici, chi il pallone, chi la moto, i cavalli. Ognuno ha una passione. Non penso che ci stanno travolgendo. A me non mi fanno niente, sono temperato. Senti un po' la fatica col passare degli anni oppure? Non sento niente, niente. Sono stato poco bene sti giorni, ho mangiato poche cose, ma troppe tasse, mi hanno accorciato 3 centimetri. Sono le tasse che l'hanno fatto ancora diventare ancora più piccolo. Tasse. Vabbè, visto che siamo sotto il sole cocente, andiamo un po' nell'ufficio e continuiamo il nostro racconto. Dove vuole lei? Ok, andiamo. Dietro la curva spunterà quel naso triste.